Io lo devo dire, dopo tanto tempo si accetta l'invito a cena di qualcuno. Ti scrivi da tanto tempo con qualcuno, te lo senti, lo fai. Insiste, persiste, raggiunge e conquista. Andiamo a cena. Serata piacevole, simpatica, serena, tranquilla, anche perché io sono molto socievole, quindi la serata la passi, voglio dire. Arriva il momento del conto. Ragazzi, panico, riflettori addosso. Ansia, cioè, allora a un certo punto ti rendi conto della situazione, metti la mano in borsa e prendi il portafoglio. Che cosa succede? Si decide di applicare una, cioè, vogliamo calcolare l'area del rettangolo, facciamo base per altezza diviso 2. Raga, voglio morire. Non esiste. Allora. Pago io il conto, ok? Io sono una persona molto generosa, mi piace molto poi condividere, ma il conto no. Il conto lo pago io, va bene? Perché il fatto di dover dividere il conto, ragazzi, è imbarazzante. È una cosa che crea proprio quel distacco. Io sono io, tu sei tu, io mi pago il mio, tu pago i tuoi. No, raga, allora, innanzitutto, se non ci possiamo permettere di invitare persone a cena, noi possiamo anche andarci a fare una passeggiata al mare. Partiamo da questa cosa, così magari ritorniamo al vecchio corteggiamento, che sicuramente è molto, molto più emozionante di quello di oggi. Va bene? Prendete, mo ci vuole una chitarra, cantatemi una canzone. Fate una cosa diversa, ma non è che mi invitate a cena, mi chiamate, mi state addosso, mi stressate, mi state invitando da 3-4 mesi. Io vengo a cena con voi, arriva il conto, dobbiamo dividere. No. Non esiste neanche lontanamente. Allora, cioè, il primo appuntamento dobbiamo dividere la cena. Poi magari tra un mese. Ma che devo fare? Già mi ha fatto spesa a casa. Ragazzi, io non ci posso pensare a questa cosa. Cominciamo dalle basi, ok? Vogliamo calcolare l'area del rettangolo? Iniziamo dalla base. Qual è la base? Ragazzi, che se invitate una donna a cena, è da pavacena, ma non perché siete obbligati, è galanteria. Per me, voi la potete pensare come volete voi, va bene? Ok, se non potete farlo, andiamoci a fare una passeggiata al mare, va bene? Grazie ragazzi, un bacio, ciao!